Tre anni fa la Banca Carime festeggiò 60 anni di attività dell'Agenzia Centrale di Bari con il restauro di uno straordinario bassorilievo in cotto e il portale in bronzo costituito da 10 formelle che raccontano il tavoliere. Due delle opere risalenti agli anni 50 più significative del legame tra la Puglia e Amerigo Toth, scultore e pittore ungherese e anche attore in film cult come Il Padrino parte seconda e La moglie più bella. All'artista oggi la banca dedica una mostra celebrativa esponendo sculture, quadri e un catalogo. Toth innanzitutto è un artista molto molto interessante, basti pensare al percorso che lui fa dal classicismo di cui si innamora a Roma all'astrattismo, e poi perché lui ha due opere importanti che stanno in questa filiale. Allora per una volta una banca invece di dire facciamo dei tassi di interesse convenienti dice vi educhiamo alla bellezza, quindi fino a che io starò in questa banca, non è detto che ci starò a lungo, all'arte si baderà, punto. Testimonianze e opere provenienti da collezioni private, frutto di un lungo lavoro tra la curatrice Alessandra Diana Critelli e la Galleria Koller di Budapest, in cui è allestita una mostra permanente di Toth, con il sostegno dell'ambasciatore d'Ungheria in Italia, János Balla. La cultura, affermato, non si eredita, ma è parte integrante di una società di cui le banche sono protagoniste importanti. L'iniziativa è l'ultima in ordine di tempo, voluta dalla Carime nel solco di una politica di promozione e divulgazione della cultura. Siamo convinti che aprire la banca anche a queste iniziative e a fatti di cultura possa servire a stabilire poi nel tempo anche una relazione con il pubblico in generale, con i clienti in particolare, una relazione più umana.